Ragazze, buongiorno. Indovinate un po', sono in ritardo e quindi scappo a lavorare. Oggi è il 4 di aprile, c'è un tempo tremendo. E oggi eccezionalmente è di lunedì, ma appunto abbiamo delle cose da fare. Dobbiamo andare dalla pediatra per la classica visita, insomma, di routine. E quindi, insomma, vi porto con noi e quindi direi che vi saluto subito e ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo tornate a casa e siamo tornate a casa perché poi alla fine, vabbè, ci siamo fermate a mangiare dai miei perché stamattina Adele l'ho portata appunto dai miei e quindi insomma adesso ci siamo fermate lì e poi alla fine adesso siamo a casa. Tra l'altro dovrebbe dormire perché sono quasi le 3 e alle 5 abbiamo l'appuntamento dalla pediatra come vi dicevo stamattina, quindi dovrebbe dormire. E, mamma mia, stavo guardando, cioè, quanto sono lunghi i capelli. Ma quanto sono lunghi. Incredibile. E non so quanto ancora riuscirò a resistere con questi capelli. E ce la devo fare, però. Infatti, sembra un po'. Questi capelli un po' così non mi piaccio molto, nel senso, cioè mi sono sempre vista con i capelli lunghi, però i capelli lunghi tenuti bene, cioè in una certa maniera, ecco, così sono un po', sono tutti pari, non mi piacciono, ecco, vabbè, comunque adesso devo soffrire, tra virgolette, ancora un pochettino e poi li taglierò. E allora, volevo farvi vedere che cosa porto con me per il corso in piscina di Adele, perché potrebbe essere interessante, potrebbe essere diciamo, un'idea per chi sta per iniziare magari il corso con il proprio bimbo in piscina e insomma, vedere, se è interessante magari vedere che cosa porta appunto una mamma solitamente. Non sono solita portare chissà che cosa, cerco di portare proprio lo stretto indispensabile proprio perché non voglio portare troppo, ecco, già sei da solo e figuriamoci. Nel frattempo mi sa che sta arrivando la mia Caprizza col carrellino. E partiamo quindi dalla borsa. Tra l'altro, premessa, solitamente mi sta arrivando col carrellino. Piano, amore. No, col carrellino, con l'unicorno. Abbiate pazienza, ma c'è stato un attimo un momento di delirio. E tra l'altro, adesso sentiremo tutte le canzoncine in sottofondo. Vabbè. Comunque, premessa, solitamente va mio marito a portare la bambina al corso. Per questo trimestre, invece, probabilmente saranno più le volte in cui andrò io che quelle in cui andrà lui, perché lui ha iniziato a fare il corso di nuoto. Quindi, praticamente, lui fa 2 volte alla settimana proprio il corso di nuoto per lui. E quindi anche il venerdì, cioè fa mercoledì e venerdì. E il sabato, dargli anche l'impegno di portare la bambina a nuoto, mi spiace, insomma, magari qualche volta ci sta, però magari sempre, sempre no. Quindi vabbè, basta, bando alle ciance. Sinceramente questo tipo di video a me piace, nel senso che mi piace guardare magari una persona cosa porta per il proprio figlio o altro, uno un po' per vedere come suddivide e poi la seconda cosa effettivamente vedere che cosa porta, perché non tutti magari portiamo le stesse cose, a parte le solite cose classiche, e quindi è anche bello vedere. E poi dà anche delle idee per le cose da comprare, tipo poi vi farò vedere queste, poi ve le farò vedere bene, e anche dove comprarle. Quindi secondo me può essere d'aiuto, ecco, da entrambe le parti. Quindi iniziamo subito con una cosa che secondo me è molto utile, che è questa qua, come vedete è di Decathlon ed è una borsa 40 litri, lo leggo qua dentro, perché questa qua è utilissima perché è una borsa richiudibile, ragazzi, è una borsa richiudibile e praticamente diventa piccola. Così, e quindi è fantastica anche quando non la usate, voi siete tranquilli che diciamo potete metterla dove volete senza che si occupi tanto spazio, ecco. E quindi questa è molto 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 utile, infatti è davvero capiente,
vedete? Cioè, veramente grandissima. E c'è una tasca a lato, eccola qua. E c'è un'altra taschina piccola piccola qua. Eccola, infatti qua io inserisco la tessera solitamente. C'è il minuto sclero. E poi c'è la tracolla, quella grande, da portarla in spalla. E poi ci sono le due maniglie piccoline, quindi queste qua. Ed è veramente capiente e costa pochissimo. Se andate alla Decathlon e la trovate, ragazze, prendetela, fidatevi. Poi, allora, che cosa porto? Un accappatoio per me. Intanto inizio a riempire la borsa. Un telo che è praticamente un telo molto semplice. Vedete? Ok, microfibra, che chiudendolo diventa veramente piccolissimo. Sì, amore, la molletta per i capelli. Grazie, amore. Tieni, guarda. Voilà. E quindi diventa veramente piccolo, vedete? Voilà! Tutte queste due, cioè queste due cose Decathlon, chiaramente. Sempre Decathlon. Poi un'altra cosa molto utile, sempre Decathlon, è questo che è, vedete, rotondo ed è praticamente. Qua c'è un po'. Si è fermato, non so che cosa, vedete che. Ecco. Ho visto, praticamente era un pezzettino di carta. Praticamente questo qua lo mettete a terra e potete salirci sopra con i piedi. Io ne avevo un altro e anche questo richiudibile e vedete occupa veramente pochissimo spazio. E, ne avevo un altro in plastica, però la plastica purtroppo non si può lavare e quindi secondo me era un po' poco igienico. Ecco, sempre Decathlon, ma secondo me questo qua è studiato meglio. Poi un'altra cosa che porto è questo, che è praticamente l'asciugamanino di Adele con il cappuccio. Questo qua gliel'avete ed è fatto in questo modo. Praticamente è un telo lungo e in mezzo ha il cappuccio in modo tale da fasciarla bene. E secondo me questo qua è molto utile perché diciamo che toglie la maggior parte dell'acqua proprio quando esce dalla piscina. Ok? Poi andiamo avanti, intanto incastro tutto, poi vi faccio vedere che veramente ci sta qualsiasi cosa. Poi un costume per me, io ragazze non ho costumi tecnici, tra virgolette, quindi io ho i costumi di quando vado in spiaggia e ne ho uno intero, anzi no, in realtà due, è questo. Che è di The Zenith di qualche anno fa, di 2 anni fa, l'avevo preso quando ero incinta e non crediate che mi stia largo, ecco, diciamo così. Poi andiamo avanti. E cuffia per me, tra l'altro devo staccare questa etichetta perché mi dava anche abbastanza fastidio. Cuffia per me, sempre Decathlon, cuffia perché è obbligatoria, ma in realtà al corso io i capelli non li bagno, come avete potuto vedere, insomma, diciamo dal video precedente che vi è piaciuto tantissimo. Poi pannolini acquatici. Allora, ci sono tanti che usano proprio i pannolini acquatici, proprio tipo gli Huggies acquatici, i Pampers acquatici. Mi sembra ci siano tutti e due. Io ho preferito comprare questi che sono pannolini appunto che vanno benissimo in acqua e raccolgono tutto quello che devono raccogliere. Ce ne sono di due tipi, presi su Amazon, quindi ce ne sono un paio praticamente, e sono regolabili e vanno fino ai 3 anni. Ora io spero di arrivare, cioè di non arrivare ai 3 anni con il pannolino di Adele, però non si sa mai nella vita. Poi, costumino di Adele, perché questo cioè siete veramente impazzite per il costumino di Adele, ma come non impazzire? Ve l'avevo già fatto vedere in versione un pochettino più piccola, eccolo qua, sempre firmato Decathlon ed è veramente bellissimo con questi frufru così e dietro. Pazzesco con questo fiocchetto meraviglioso e sotto la particolarità ho l'amica Fritz qua che vuole il costume. La particolarità è che sotto, vedete, è aperto, quindi voi praticamente potete chiuderlo
appunto, chiaramente per farlo indossare alla bambina lo chiudete sotto e poi quando dovete cambiare il pannolino, eccolo qua che si apre, quindi in tutta comodità si può cambiare il pannolino senza stare proprio a togliere tutto il costume. Questa è una figata pazzesca. Infatti io che cosa faccio al mattino, insomma prima di andare a nuoto, la vesto, già le metto già sul costumino, sotto le metto il pannolino normale, poi quando arrivo là gli cambio soltanto il pannolino, le metto quello acquatico e si va in vasca, quindi veramente comodità assoluta. Poi, sempre per la serie Martina va in spiaggia, io vado con queste fra dito, che sono vabbè di Ipanema e sono quelle che uso per andare in spiaggia. Invece mia figlia e mio marito sono molto più professionali di me e quindi loro hanno le ciabatte apposta. Le abbiamo comprate anche ad Adele, adesso sono bellissime ragazze, cioè di cosa parliamo? Meravigliose. Sono meravigliose e hanno l'accetto qua dietro che le tiene il piedino e ci cammina benissimo, nonostante le abbia prese un pochettino più grandi, perché come fascia di taglia era tipo 21-22 e poi 23-24. Adesso lei è al 22 e io non me la sono sentita di prendere il 21-22 anche perché deve fare 3 mesi e quindi più magari in spiaggia e quindi ho pensato di prendere la taglia un po' più grande. Nonostante la taglia un pochettino più grande, però le vanno bene. Quindi anche queste che solitamente metto in una busta che adesso non ho, vabbè, in una busta a parte. Quindi le metto praticamente tutte insieme in una busta, sia queste che le mie, in una busta a parte. Porto anche dei sacchetti, questi trasparenti. Ecco, questo qua nello specifico serve per mettere tutte le cose bagnate, quindi costume bagnati, la mussola bagnata, insomma tutte le cose bagnate, il pannolino, insomma tutte quante, le metto qua dentro in modo tale che non vada diciamo, a bagnare tutta la borsa. Ecco, questo è quanto. Adesso le ciabatte le metterò a lato perché se no ho paura che poi me le dimentico e facciamo una bella figura tra tutti. Ok, ecco qua, e quindi poi vi faccio vedere tutto chiuso. Ok, poi veniamo al beauty che porto. Ora per me praticamente non porto niente perché io mi slaccio i capelli, prendo e vado. La doccia la facciamo a casa sia io che lei, quindi siamo a posto. Però per appunto lei porto questo beauty che è comodissimo, è abbastanza grande e dentro è impermeabile e questa qua vedete ce l'ha ricamata. Perché l'hanno fatto le ragazze delle idee di Nafi, se vi ricordate parecchi video fa, sarà quasi anche quasi un annetto fa. Le ragazze me l'hanno regalato, me l'hanno fatto apposta per Adele ed è veramente pazzesco, si utilizza per qualsiasi cosa. Allora, nel beauty che cosa metto? Allora, sicuramente una mussola, sapete che le mussole veramente servono per qualsiasi cosa. Io la uso soprattutto per appoggiare, cioè la metto sul fasciatoio e praticamente poi metto Adele sopra, quindi mussola assolutamente. Poi salviette per il cambio, altre salviette di scorta perché sono le lì per finire, non vorrei rimanere senza. Per me un laccetto per i capelli, un body di ricambio. Non si sa mai, vabbè, questa qua è la tesserina della piscina che non deve stare qua dentro. Un pettinino, in realtà, questo qua era un pettinino di quando ero piccola io. E c'è anche la spazzolina, Adele non so dove me l'ha infilata, quindi vabbè, lasciamo perdere. Lo sterilizza ciuccio da viaggio, quindi questo qua è della Suvanix, penso si pronunci così, vabbè, comunque è questo, eccolo, che praticamente si apre. Voilà, infilate il ciuccio chiaramente qua dentro e poi lo attivate da qua, lo attivate e qua sterilizza e poi si spegne in automatico. Comodissimo anche quello. Poi pannolini di ricambio perché sia mai non ce n'è mai abbastanza. Poi
Questa che è praticamente un sacchettino dove all'interno tengo vari cerotti, una tachipirina, perché non si sa mai anche quella, e queste qua che si chiamano Cicamil, che sono delle salviettine monouso, eccole qua dell'Umana. Queste qua io le avevo prese per la cura del cordone ombelicale. In realtà non sono mai servite perché il cordone ombelicale non si disinfetta e non si cura in questo modo. Però sono cose che si sanno poi dopo. Sono cose che si sanno poi dopo. Scusate, guardavo di là perché mia figlia è un po' pericolosa. Poi un'altra cosa che porto è il portaciuccio. Questo qua è uno di quei portaciucci classici che danno quando nasce un bambino con la farina argento, vabbè. E appunto, portaciuccio classico. E poi questa cremina qua, che è una cremina, è una, diciamo, questa qua è una cosa da viaggio, è un contenitore da viaggio che io ho riempito con la crema che uso solitamente per lei ogni mattina per questa zona qua. Sapete che in qualche video precedente vi ho parlato della sua irritazione, da, pelle sensibile, perché non ha preso soltanto l'aspetto fisico da mio marito, ma ha preso anche alcuni difetti. E quindi la pelle sensibile chiaramente l'ha presa. E niente, basta. Questo è tutto quello che porto per noi, diciamo, quando andiamo in piscina. L'unica cosa che cambia è appunto quando la porta mio marito o quando la porto io, ecco. L'unica cosa è quella che chiaramente variano le cose. Per il resto direi che è tutto così. E stop, adesso metto anche questo dentro, tanto preparo appunto la borsa per andare, così almeno è già pronta per sabato, e vi faccio vedere appunto il borsone pieno. Ecco qua, guardate quanto è capiente, in realtà ci starebbe ancora qualcosa, tra l'altro contando che le ciabatte sono da questa parte, qua dentro c'è tutto e ci sta tutto alla perfezione. Quindi poi chiuderò, qui devo mettere la tesserina che è qua, così almeno ce l'ho subito a portata di mano, e stop, si può chiudere il borsone, comodissimo. Sono riuscita a far addormentare Adele, è stata un'impresa, e ho preparato la borsa per andare dalla pediatra. Quando, vabbè, adesso ormai Adele ha 15 mesi, quindi insomma è più gestibile, la cosa non ha più bisogno di troppo, però quando vado davvero dalla pediatra, oppure a casa di una mia amica, o comunque sto in giro per poco, invece di portarmi una borsa per me e una borsa per lei, faccio che portare una borsa grande dove metto tutto dentro, insomma. Adesso qui chiaramente ho messo il diario, quello, agenda della salute, ecco, l'agenda della salute, quella appunto di Adele, dove ci sono tutti i dati da quando è nata. Poi questo, che me l'ha fatto mia mamma, è una appunto delle prime cose che mi ha fatto per Adelina, e utilissimo, perché adesso vi giro la fotocamera. Oggi è proprio un guardare borse e borsoni. E, insomma, è questo, praticamente questo libro, tra virgolette, qua forato perché ci sono le salviette, vedete, pannolini, e qua c'è sempre, solitamente c'è anche un body qua. Non l'ho portato perché devo andare a venire, insomma, non è che non mi serve molto. Ah, e poi qua ha anche, vabbè, io lo uso in realtà come aggancio, ma in realtà sarebbe un portaciuccio, però noi usiamo quelli della mamma e niente, non hanno gli agganci. Poi niente, portafoglio, portamonete, quella, la pochette con dentro tutti gli ambaradan. Qua c'è il portaciuccio, qua c'è sempre lo sterilizzatore da viaggio, qua sotto ho sempre le cuffie, eccole qua. E poi qua a lato, non so se si vede, ma ho l'ansia che si apra qualcosa e che bagni tutto. Ho chiuso dentro un sacchetto, sempre di quelli dell'IKEA, che uso veramente per qualsiasi cosa, il bicchierino, quello per l'acqua, e una merenda al volo.
Stop, questo è tutto quello che insomma mi sono portata per oggi. Ora vorrei, cioè avrei voluto tanto stirare, ma tantissimo, ragazzi, cioè non potete capire, ma è abbastanza tardi e quindi mi concentrerò e farò passare questo poco tempo guardando Bridgerton. Oddio. E fino al 100% libera dalla forfora dermatologica. Ho veramente pochissimo tempo e quindi guarderò Bridgerton. L'ultima parte perché non l'avevo vista, pensate che la prima parte, forse questa qua è la seconda stagione, se non ricordo male, la prima stagione l'avevo vista quando Adelina era praticamente appena nata, era se non sbaglio verso gennaio e mentre lei dormiva io guardavo Bridgerton. Oddio, che ricordi, che meraviglia. Sto lavorando. Senta, amore. Anche tu? Siamo tornati da poco a casa, ragazzi, una faticaccia, veramente una faticaccia, però vabbè, è andato tutto bene, sono le 6:30, avevamo l'appuntamento alle 5, però ci siamo fermati a fare una merenda, così sta facendo un macello incredibile. E adesso mi sto appuntando perché come avete visto, Adelina ha preso la sua prima medaglia. Medaglia al coraggio. È bellissima. Quindi io mi sto segnando che il 4 4 2022 Adele ha preso la sua prima medaglia. Eccola qua. È meravigliosa, dai. No, bellissima. E vabbè, insomma, sono ricordi e mi fa piacere, insomma, mi fa piacere tenerli. Chiaramente glieli terrò nella sua agenda della salute, come vi dicevo prima. E dai, ci sta, ci sta. E allora, cosa vi devo dire? Appunto, la visita è andata molto bene e va bene, ho fatto le domande che dovevo farle. Comunque, insomma, siamo sui 12 kg praticamente spaccati per 81 centimetri e mezzo. Quindi, insomma, vabbè, ha detto che insomma comunque va benissimo. E direi che insomma ci siamo. Ecco qua. Quindi, quando apriremo il diario della salute, l'agenda della salute, qua troveremo gli sticker che ha appiccicato la sua cuginetta. E qua da questo lato inizieremo con appunto tutte col medagliere, dai, diciamo così. Allora, in realtà non è che è stata proprio donna coraggio, nel senso che come era lei che stava passeggiando, come ha visto la pediatra, si vede che ha questo trauma dalla scorsa volta perché non ha mai fatto versi, però l'ultima volta praticamente ha fatto un po' di insomma. E quindi probabilmente si è un attimo traumatizzata, quindi quando l'ha vista è rimasta un po' gelata e se ne voleva quasi andare addirittura, ma niente, poi è rimasta chiaramente. E ha un po' rugnato, ma non era un pianto da disperazione, era un pianto perché era un po' noiosetta, ecco. E poi il papà, chiaramente, perché il papà è sempre il papà, e su questo io devo dire che mia figlia è veramente molto fortunata, perché ha veramente un papà molto. Vabbè, ha un papà molto presente, infatti è uscito da lavoro prima per venire, insomma, a vedere la sua bimba dal pediatra e le ha comprato questo, che dov'è il mio coniglietto? Un altro libro, insomma, con le parti da toccare ed è veramente bellissimo. Ne abbiamo un altro dove la mia giraffa e Adele lo ama come libro, quindi adesso questo qua cos'è? Ah, qui, il codino. Questi sono gli occhietti, è veramente bellissimo. Comunque volevo fare appunto una sezione dedicata appunto ai libri. Ecco, io quando ne prendo uno che piace particolarmente ad Adele, cercherò di insomma di mostrarvelo. E stop. Tieni amore, guarda. Tieni, tieni amore, prendilo, prendilo, tieni, tieni, è tuo.
Quale vuoi? Vuoi la penna o il coniglietto? E quindi questo è quanto. Direi che ci siamo. E per cena, praticamente friselle con qualsiasi cosa ci fosse in frigo. Qualsiasi cosa. Lei puntualmente, quando io metto a posto, fa questo. Aspettate. No, adesso fa la brava. Solitamente prende e rovescia tutto il cesto. Solitamente fa così. Ecco. Ecco. Aiuto. Nel frattempo ci siamo. Nel frattempo abbiamo mangiato, ci siamo lavati, abbiamo messo a posto la cucina, insomma abbiamo fatto praticamente tutto, abbiamo sistemato tutto e abbiamo sistemato anche casa perché domani mattina passerà il robottino, quindi assolutamente sistemazione di tutti i giochi, cose varie sparse per la casa. Nel frattempo sono riuscita anche... Adele che non so, nel frattempo sono anche riuscita a fare un ordine su Amazon di ben 75 euro, quindi insomma vabbè, vi farò vedere che cosa ho ordinato, cose soprattutto per la cucina e poi vabbè delle altre cose, comunque vabbè insomma vi farò vedere. Dimmi amore mio, guarda un po', guarda le ragazze, le zie virtuali. Ciao zie, buonanotte. Lo sai che ti fanno sempre un sacco di complimenti? Di ciao. Di ciao. Di ciao. Brava, ciao. Addirittura doppio. Bravo, amore mio. Ciao. Ciao, fagli ciao. Fai ciao. Ba, 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 ba. Ciao. Ba. Ciao. Di ciao. Sì. Di salutarle almeno, no? Di ciao zie. Ciao. Che pagliaccetta che è. Vabbè, allora, ciao, brava. Ma stai ballando? Lo sai che le zie impazziranno per questa cosa, per questo pezzo di video? Impazziranno? Eh sì? Sì, amore. Hai sonno. Ci credo solo io. Infatti. Ragazze, direi che con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.